Ci tuffiamo con il nostro Leonardo Bedini di Storia, Leggende Marchigiane. Intanto ben ritrovato, ciao. Ciao, grazie, ben ritrovato a te, ben ritrovati a tutti. Quando mi hai annunciato, anzi preannunciato l'argomento di oggi, sono rimasta basita, perché noi siamo, insomma, di solito abituati a dire pirati, che ne so, al massimo dei Caraibi, e invece pirati delle Marche esistevano. Esatto, una regione con così tanta costa, con tutte queste torri di avvistamento, di porti e di baie, come potrebbe non avere storie e leggende legate ai pirati? E ce l'ha. Però per prima cosa dobbiamo distinguere il pirata dal corsaro. Il pirata era quello cattivo, che saccheggiava, rubava in mare, il fuorilegge. Invece il corsaro era autorizzato, col suo vascello armato, proprio dai governi, per catturare le navi di nazioni ostili. E da noi c'erano proprio questi. Quanti riferimenti abbiamo a Porto Novo? Il celebre fortino napoleonico per proteggersi dai corsari inglesi, la torre Clementina fatta costruire dal Papa per contrastare le scorribande dei pirati, siamo pieni. Tra la fine del Settecento e dell'Ottocento abbiamo anche notizia storica di molti corsari anconetani, decine, che reclutavano marinai nel porto di Ancona e anche se privi dell'esperienza bellica e della formazione dei soldati inglesi, riuscirono a tenere le teste in numerose occasioni, mercenari del mare, spinti da che cosa? Dalla gloria? Però ce n'era poca. Dal coraggio? Beh, forse quello manco bastava. Cosa c'era in abbondanza quando facevi le scorribande? I soldi, perché l'oro. Anche se pirati, esatto, sempre marchigiani restiamo. Ma a noi piace quando la storia diventa leggenda. E i luoghi delle leggende piratesche nelle Marche sono sorprendentemente molti. Però per oggi ne racconto due. Il primo è la baia di Porto Novo, che ha una particolarità che la rendeva unica. Dopo una frana si formarono lì dei bacini naturali di acqua potabile, quindi era più facile viverci in quelle zone, e si formarono tutti piccoli insediamenti abitati, ricchi di acqua e di cibo. E i pirati lo sapevano bene, e spesso si lanciavano in saccheggi su tutte le case della zona. Era molto comodo, facevi sosta e rifornimento lì, rubavi tutto e poi ripartivi. Era necessario trovare un modo per mettersi al sicuro, e gli abitanti scavarono delle gallerie sotterranee sotto alle case come vie di fuga. Bello, aspetta che ti abbiamo perso per qualche secondo, siamo rimasti sulle gallerie proprio scavate sotto casa, eccoci. Ok, vai. Sono tornato, esatto. E ancora oggi noi sappiamo che è possibile esplorarli quei cunicoli, no? E si possono anche visitare come turisti, ma il modo migliore è prevederlo l'attacco. Infatti dalla torre di Porto Novo c'era sempre un guardiano che, nel caso avesse acquistato un'imbarcazione nemica, l'avrebbe avuto a disposizione una schiera di piccioni viaggiatori per chiamare Ancona in aiuto in poco tempo per chiedere una richiesta. Bellissimo. Ma a noi interessa la leggenda, se parli di pirati parli di tesori. E eccola la leggenda. Nella spiaggia delle Due Sorelle sembrerebbe nascondersi un segreto prezioso, proprio nella grotta degli Schiavi, questa cava molto profonda di cui abbiamo già parlato. Parrebbe che anche i corsari si potessero tenere una parte del tesoro, e in fondo alla grotta degli Schiavi ci sarebbe proprio il loro deposito, un tesoro enorme, prima fatto dai pirati di passaggio e poi ingrandito da quello dei corsari, quindi un inestimabile, pieno di oggetti di valore, e il luogo è tuttora inaccessibile, quindi sono ancora lì, in attesa di coraggiosi. Invece il secondo luogo di leggende piratesche è più inaspettato. È vicino a Civitanova Marche e si tratta di Fonte Spina. Ah. Il nome della zona ha origini dalla fonte che sorgeva lì e sgorgava in mezzo ai rovi, alle spine, quindi Fonte Spina. La spiaggia di Fonte Spina è approdo felice per i bagnanti, e la zona si trova tra due torrenti, l'Asola e il Caronte. Il Caronte è il protagonista di questa leggenda. Sfocia nel mare dentro un canale di cemento, generando il Fosso Caronte, con questo nome molto, molto poetico, che però non deriva dal traghettatore di anime, ma deriverebbe proprio dal nome di un pirata che, dopo aver assalito un galeone veneziano carico di monete, fece naufragio davanti a questo tratto di costa, nascose in quelle zone il suo tesoro e poi ripartì con una piccola imbarcazione a remi, pensando di poter tornare. Ma fu catturato e condannato a morte. Non potendo più tornare, prima di morire lanciò una maledizione, chiedendo alle divinità di poter sorvegliare per sempre il suo tesoro. Sembra che la sua barca fantasma riappaia durante la notte dei morti, il 2 novembre, a controllare che il tesoro c'è ancora. Ma lui vuole punire solo i ladri, non i pescatori. Quindi all'arrivo fa sentire forte il rumore dei suoi remi, mostrando l'ombra della scialuppa e accendendo in lontananza una candela, così che i pescatori evitino di gettare le reti e aspettano che il loro vascello riscenda nel profondo del mare per ritornare un anno dopo e salvare i pescatori, punendo solo eventuali ladri.
Ma quante sorprese ci sono in questa regione? I pirati, noi marchigiani, pirati e non, si dice che siamo molto attaccati al denaro, quindi sono convinto che la parte principale che ricorderemo di questa storia sono i soldi. Però esatto. L'ipotesi addirittura di ben due tesori nascosti, pronti solo ad essere arraffati, non è forse solo un motivo in più per visitare questa nostra regione? Assolutamente sì, io ho solo una domanda, ma la parte quindi dei piccioni viaggiatori mi sembra che tu l'abbia inserita nella storia, quindi quello è vero che ci fossero sì, dei piccioni? Sì, quello pazzesco. È vero, la torre di Porto Novo, per evitare, diciamo, chiedere aiuto quando i pirati attaccavano, partivano i piccioni viaggiatori così che Ancona potesse intervenire per salvare Porto Novo. Adoro, adoro, totale, adesso abbiamo le mail eccetera, all'epoca c'erano i piccioni viaggiatori che secondo me erano anche più sicuri, non c'erano i virus. Sì, sicuramente non prendevano i virus, esatto. Grazie mille al nostro Leonardo Bedini, le sue storie e leggende marchigiane tornano mercoledì prossimo. Numero 1 Radio Linea. Numero 1